Chiamiamola rivolta degli schiavi, è quanto mai opportuno. Rivolta contro lo sfruttamento, rivolta contro il dolore. È andata in scena per ore in zone diverse del Bangladesh dopo la strage di Savar con i suoi 272 morti accertati sino ad ora. Rivolta inevitabile, in strada uomini e donne preoccupati che i responsabili del crollo di quel palazzo di 8 piani avvenuto 2 giorni fa frequentato da più di 3.000 schiavi dell'era moderna possano fuggire, farla franca. Qualcuno ha anche invocato la pena di morte per il proprietario dell'edificio e per quelli dei 5 laboratori di abbigliamento, sfilando lungo le strade di Ghazipur, città satellite a nord della capitale Dhaka, dove sorgono altre fabbriche infernali come quella venuta giù e dove si conta possano esserci oltre 200 persone ancora in vita. Anna, una delle ragazze lavoratrici di Savar sopravvissuta al crollo a 18 anni, una macchina per cucire jeans e magliette destinate al mercato americano ed europeo le è caduta addosso, l'hanno estratta dalle macerie dopo quasi 48 ore ed i medici hanno dovuto amputarle una mano. Una tragedia prevedibile denuncia oggi la sezione asiatica di Human Rights Watch in un paese ad altissimo tasso di incidenti sul lavoro, dove imprenditori senza scrupoli possono pagare i salari più bassi al mondo, ma senza avere la minima decenza di assicurare la sicurezza di chi lavora per vestire mezzo mondo. La paga mensile di un operaio in Bangladesh è di circa 28 euro e nel paese l'industria tessile impiega 3 milioni di persone, in maggioranza donne. Sempre l'Osservatorio per i diritti umani accusa le autorità governative di connivenza con gli industriali. Basta fare pochi controlli in un dedalo di ben 100.000 aziende ed il gioco è fatto. Disastri come quello di Savar vanno solo attesi. E non serve neanche il lavoro delle organizzazioni sindacali. Sono spesso ostacolate e i loro leader perseguitati, come il caso ancora impunito di un attivista, Aminul Islam, torturato e ucciso un anno fa da sicari arrestati senza nome.